qui con gli studenti della Virgilio, che tre rappresentanti della Virgilio, il senso della vostra osservazione sul progetto dell'architetto per il nuovo ospedale. Secondo me questo progetto rappresenta tanto anche per la nostra età, perché cioè, vedendo una nuova costruzione, quindi abbattere il nuovo ospedale e mettere su uno nuovo, rappresenta un nuovo rinnovamento per la città e anche per gli stessi abitanti. E per me questo è un progetto rivoluzionario sia per la nostra generazione del futuro, per diciamo darci delle opportunità e per chi vorrebbe mai diventare un dottore, è una bella esperienza, una bella costruzione avanti. Penso che questo progetto abbia molte funzioni. In effetti l'ospedale, una cosa che mi è piaciuta di più dell'ospedale è il parco terapeutico che riduce l'ansia, è davvero delle mie parti Ma come preferite. progetto cosa avete dovuto fare? Riflettere su. Allora, la nostra classe abbiamo riproposto un piccolo bozzetto di quello di Coccinella e abbiamo fatto un piccolo cartellone che, come ho saputo, sarà posto, cioè, all'interno dell'ospedale nuovo. Architetto Cucinella, dopo 20 anni dalla Casa di Bianco al nuovo ospedale, Cremona un po', non dico nel cuore, però a distanza di 2 decenni torna a Cremona per un'opera che sta facendo discutere ed è di prima necessità e di prima importanza per la comunità. Qual è l'idea del suo progetto e la mattina di oggi che la vedrai interloquire con gli studenti della media Virgilio? Direi che la prima cosa è questo interesse dei ragazzi di una scuola media a occuparsi dell'ospedale, comunque l'hanno fatto diventare un pezzo della loro storia, anche il fatto che l'ospedale abbia creato un immaginario, quindi questi ragazzi stanno immaginando come sarà, ancora non c'è, però ci pensano, pensano che sarà anche una parte della loro vita futura, mi sembra che sia anche il risultato più interessante del ruolo di un architetto, ma soprattutto dell'architettura, no? Che però ha dimostrato di essere attenta a questi temi ambientali. Siamo in una zona sensibile, l'ospedale è una destinazione primaria, non è soltanto l'ospedale, ma il parco, il giardino, i corridoi ecologici, insomma, tutte queste cose che i ragazzi hanno colto con grande attenzione. Quindi fa ben sperare che c'è una generazione, anche se hanno già cominciato anche quelli un po' più grandicelli, ma vedere dei ragazzi di 13 anni, 12 anni che si preoccupano dei temi ambientali, cioè colgono l'aspetto ambientale e il fatto che un ospedale è comunque una parte di una destinazione civile, civica, mi sembra molto interessante. Quali le osservazioni che l'hanno colpita dei ragazzi? Ma era uscito un articolo sui giornali in cui diceva vorrei fare il dottore per poter lavorare in quell'ospedale. Quindi hanno colto anche l'aspetto anche più estetico, qualitativo, no? Di un bel luogo dove poter lavorare, no? Quindi mi ha colto che l'hanno letto e l'hanno visto e che in qualche modo ci stanno anche un po' vivendo dentro ancora prima che questo luogo sia costruito, no? Poi dopo 20 anni di tornare a Cremona, Cremona era stata veramente una delle prime esperienze del mio ufficio quando siamo rientrati in Italia, è stato molto sensibile, Piazza Stradivari, la ricostruzione, un pezzo storico, insomma c'era molta sensibilità. E secondo me era un progetto che aveva la giusta misura, che vedo che ancora oggi è ormai parte del paesaggio di quel pezzo di città, no? È diventato un elemento dell'architettura del centro di Cremona e questo ovviamente è una scala molto diversa, però mi fa piacere che a Cremona ci sia sempre questo spirito un po' d'avanguardia, no? Per cui anche l'ospedale è un progetto molto ambizioso, ma perché c'è stata una domanda di grande ambizione da parte dell'ente che l'ha voluto costruire. In brevissime parole, qual è l'unicità del suo progetto? Ma tutti i progetti sono unici ed è unico perché si inserisce in un contesto specifico che è quello di questa zona appena fuori Cremona. Quindi l'unicità è perché si adatta a quel luogo e si può fare solo così lì, e quindi questo è un po' il senso. Direttore, che effetto fa che un gruppo corposo di studenti under 14 si interroghi sul futuro della loro città e sul futuro del loro nosocomio? Ma da un lato sorprendente, dall'altro devo dire particolarmente motivante, perché pensare che dei ragazzi così giovani, che normalmente hanno interessi di un certo tipo, si siano interessati così attivamente e con così tanta partecipazione alla realizzazione di una struttura ospedaliera, veramente ci ha sorpreso, ma nello stesso tempo ci motiva, anche perché loro in prospettiva saranno i fruitori di quella struttura e quindi da questo punto di vista abbiamo una responsabilità in più.
cioè dare comunque una risposta concreta a quelle che sono state le domande che hanno posto, ribadisco, in maniera molto pertinente. Quindi ottimo lavoro da parte davvero degli insegnanti che li hanno coinvolti, che hanno coinvolto i ragazzi in un percorso di questo genere che riguarda l'architettura in senso lato, ma che nello specifico riguardava una struttura ospedaliera. Che cosa l'ha colpito dei loro progetti e delle loro lettere? Ma il fatto che comunque abbiano una visione che li porta a pensare al futuro in maniera positiva, in maniera propositiva, e quindi non vedono tutto nero, tutto grigio come spesso e volentieri viene detto o comunque ci sentiamo dire, ma hanno davvero voglia di imparare, voglia di conoscere, voglia di sapere anche rispetto a quella che è l'organizzazione della struttura ospedaliera, come funzionano le cose all'interno di un ospedale e non solo come verrà realizzato e costruito, che poi sono le cose essenziali della nostra attività e della nostra quotidianità.